Raga, buongiorno, ci siamo. È arrivato il giorno. Aspettate un attimo. Non ho dormito, ovviamente. Cioè, ho dormito tipo fino all'una e poi mi sono svegliata. Sono tutta sporca. Nulla, ho lavato i piatti. Ora mi sono portata le valigie in cucina così finisco di sistemare. Ho aggiunto alcune cosine che mi ero dimenticata, tipo siccome oggi è sabato, quindi io a breve mi farò lo shampoo, ok? Ho calcolato domenica e lunedì. Lunedì avrò i capelli sporchi, perché io lo faccio ogni 2 giorni lo shampoo. Però ovviamente lunedì se verrò operata dopo non riuscirò a fare nulla. Quindi ho pensato che in caso domani sera mi rifaccio lo shampoo, lo so, è una cosa sbagliata, però io oggi lo devo fare per forza. Cioè, guardate qua, mettete il caso che là non li posso lavare, almeno li ho lavati a casa. Quindi ho pensato che domani sera mi rifaccio lo shampoo lì e così dovrei in teoria stare pulita per 2 o 3 giorni, cioè i capelli ovviamente. E niente, cioè io sto pensando a queste cose assurde. E poi detto questo, nulla, è tutto pronto. Sono stanca, ieri sono stata malissimo, sto ancora male col mal di testa. Mi ha preso tutta la testa, dietro, avanti, stanotte anche l'occhio, infatti ho preso la tachipirina e adesso mi sta facendo male un po' qui, però è lieve. Sto vomitando da ieri, quindi come mangio vomito. Questa non è una novità, lo sapete. Sono, come sto? Sto, molti mi state chiedendo come sto e non vi so rispondere. È un mix di emozioni e poi ogni volta che apro il telefono leggo di parti cesarei, leggo le esperienze delle persone, non lo so perché in questi giorni mi escono, del tipo una ha scritto che ha avuto, che l'anestesia non aveva preso, ha sentito tutto il dolore del taglio, cioè proprio cose allucinanti che quando devi andare a partorire non vuoi sentire, no? E speriamo che va tutto bene. Nulla, raga, io la sto prendendo così, voglio essere ottimista fino all'ultimo, anche se sto cedendo un po'. Da ieri non sto col cervello, insomma. La cosa che più mi sta tormentando è lasciare mia figlia, ovviamente. E sto male, so che piangerò tanto, e lo so, alla fine sono solo pochi giorni, però la prima volta che la lascio così, e quindi mi fa male questa cosa. E nulla, questo è tutto. Non perché non la lascio in buone mani, ma perché comunque mi mancherà e so che. Dicevo, scusate, ma so che comunque saranno giornate difficili, che lei sentirà la mia mancanza e quindi sto così. Cambiamo discorso, saranno dei vlog molto forti, sicuramente, però li voglio fare lo stesso, perché comunque sono esperienze di vita che vanno condivise. Io noto molte che hanno un canale che fanno vedere solo il lato bello, e magari non fanno vedere la realtà delle cose. Come ben sapete, io amo farvi vedere tutto, perché non bisogna né illudere le persone né far vedere solo il lato bello. La gravidanza ha lati positivi e negativi, il parto anche, avere un figlio anche, crescere un figlio anche. Ogni cosa nella vita ha un lato positivo e un lato negativo. Bisogna farlo vedere. Sono riuscita a mostrarmi con i miei pregi e difetti che si notano. Figuriamoci se non vi faccio vedere i pregi e difetti di una gravidanza e di un figlio. Ormai sono partita. Non ho più vergogna, paura, timore di nulla. E sono contenta di essere così perché attraverso i miei percorsi, attraverso il mio essere spontanea, vera e naturale, sto conoscendo tante persone belle che apprezzano. E non sono la classica persona che si costruisce un personaggio e vi mostra solo le cose finte. No, questa è la verità. Emozionarsi, piangere, stare male.
La propria opinione, nonostante si viene attaccati, perché comunque ci sono opinioni diverse nel mondo, per fortuna. E nulla, raga, io ho già parlato abbastanza, spero di riuscire a registrare il più possibile per poterlo condividere con voi. Io adesso continuo a pulire, poi mi preparo e ci aggiorniamo dopo. Raga, eccomi qua, doccia fatta. Scusate la mia faccia, ma ho preso l'ennesima tachipirina perché il dolore non passa. Diciamo che adesso è proprio leggerissimo, ma ce l'ho ancora. Però confronto a ieri sto meglio. Sto gonfissima stamattina, come si può vedere. Oggi siamo a 38 più 38 più 5. No, allora oggi siamo a 38 più 6. Boh, non lo so. Comunque, lunedì siamo nella 39esima in sostanza. O domani, vabbè, e mi sto limando le unghie perché le ho fatte corte corte per una questione di igiene, perché a me non piace avere le unghie lunghe, soprattutto in certi contesti con un neonato eccetera, quindi le voglio tenere belle corte. E nel frattempo Emma sta facendo la colazione, l'ho già vestita e niente, raga, ci stiamo preparando. Tra un po' ce ne andiamo, scendo, prendo le cose che servono per Emma, vasetti, pannolini, fazzolettini, tutto ciò che può servire alla bambina. E poi Antonio mi accompagna e se ne torna, insomma, in sostanza mi devo truccare, un po' di trucco me lo metto perché non mi piace stare così bianca, insomma, almeno un po' di sopracciglia, un po' di mascara, comunque mi porto le cosine dietro. Niente, raga, mi vedo gonfissima, proprio brutta, mi sto vedendo. Vabbè, vi aggiorno strada facendo. Nulla, non so che dire, sono emozionata, ma sono molto giù di morale perché devo lasciare Emma 2 giorni in più. Cioè, nel senso è vero che adesso sto ancora qua, però sono comunque 2 notti in più. Deve passare, dai, non voglio essere triste, però sono sicura che me la passerò a piangere. Ho buttato di tutto nella valigia, adesso voglio mettere anche un cruciverba, perché non è che posso stare sempre col telefono in mano, almeno per stasera e domani, perché poi ovviamente avrò da fare col bambino, però almeno per passare il tempo, oggi e domani. Non lo so, ci aggiorniamo. Rieccomi, raga, siamo ripronti. Per la seconda volta, va. Snoopy, fai bravo. Siamo pronti e stiamo per scendere. Allora, raga, stiamo andando. Ho lasciato Emma. Abbiamo preso un po' di cosine che mi mancavano. E nulla. Poi vi aggiorno quando sto lì. Vediamo un attimino la stanza e tutto. Insomma, quando avrò novità, vi faccio sapere. Ok, sono in attesa. I parametri tutto bene. Tra un po'. Penso che mi faranno il tampone, le analisi. Allora, raga, sto facendo il tracciato. Lo sentite? Mi hanno messo la cannula e nulla, adesso devo aspettare l'esito del tampone e poi mi danno la stanza, cioè mi danno il letto mio, insomma, perché qui sono di passaggio. Raga, tracciato finito, finalmente sto mangiando il panino perché ho una fame. Che sono da stamattina digiuna praticamente, solo la colazione, quindi ne approfitto. Mi piace la mia prima tenuta miss da ospedale. Qui comunque fa freddo per ora. Raga, è arrivata la cena, vediamo cosa c'è. Riso con patate di carote, panino. Salato, certosino, frutto e vabbè, plastica insomma. Raga, questo riso è pessimo. Raga, oggi è il secondo giorno, io chiudo qui questo video e non so quando rifarò l'altro, perché comunque domani mattina mi opero, quindi vi mando un bacio e ci vediamo presto.